Motore, azione. Adesso andremo a vedere com'è l'assistenza per il rifacimento del letto quando il letto è occupato da una persona collaborante, sì, ma non totalmente. L'importante è avere a tutta disposizione il materiale piano del letto, lenzuola, traversa e federa. Si piega il copriletto a libro a 3. Per poi impiegarlo su una sedia posta in fondo al letto. La stessa manovra viene fatta per la coperta. Calziamo le lenzuola. Avremo avuto cura di avere un cestino, una cesta per riporre i capi sporchi. Scalziamo la parte in fondo del letto, la parte superiore. Operiamo in sicurezza. Facciamo alzare il signor Olga, gli alzo la gamba, facciamogliela piegare. Avvolgiamo le due braccia dell'ospite sulla sua addome e giriamo verso di noi, in modo tale da poter arrotolare tutto il lenzuolo verso la parte che è girata. Andremo a iniziare a mettere il lenzuolo nella parte libera del materasso. Adesso l'altro movimento lo faremo vedere in caso non ci fossero le spondine. Signora Olga, si rigiri, abbassi la gamba, alzi l'altra gamba, la pieghi. Si può già far girare la nostra ospite. Adesso andremo a riporre il lenzuolo superiore, scartando circa un 15 cm dal collo, che servirà poi per rivoltarlo. Un'attenzione particolare in fondo ai piedi, che non sia troppo tirato, per far sì che il piede non abbia una posizione tirata all'ingiù. Posizioniamo le coperte, appoggiate al centro del letto, avranno poi l'apertura corretta verso il corpo della persona che assistiamo. Prendiamo il copriletto ed eseguiamo l'angolo delle lenzuola, alzando sul letto la parte più allungata, infilando la parte estrema sotto la punta del materasso e abbassando poi l'angolo.